Palermo, centro orientale di benessere vendeva sesso, la scoperta grazie alla rete. Vant create site? Find free world prestemesa and plugins. Una casa a luci rosse camuffata da un centro benessere orientale. E quanto ha scoperto la polizia di Palermo in un locale di via Scobar. Gli agenti hanno arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, un cittadino cinese di 31 anni, Lin Yadi, ritenuto figura chiave nella gestione del giro d'affari. Ad occuparsi dei clienti era invece una donna di 50 anni, anche lei cinese. Al centro di prostituzione, le forze dell'ordine sono arrivate grazie a un messaggio pubblicitario pubblicato su internet. Sono poi bastate qualche ora di appostamento, nei pressi dell'edificio, per constatare un andirivieni di uomini che, per numero e tempo di permanenza del locale, era poco compatibile con l'attività di un centro benessere. I poliziotti in borghese hanno così deciso di vedere con i propri occhi quanto accadeva nel centro benessere. Ad accoglierli è stato proprio Yadi che, ignaro di chi fossero, gli ha chiesto di pazientare prima di entrare nella stanza benessere. Scattata la perquisizione, gli agenti hanno trovato centinaia di profilattici, medicinali per stimolare la sessualità, una decina di telefonini, due personal computer, circa 1000 euro, una rilevante somma di yuan, valuta cinese, carte di credito e la chiave di accesso al locale. Man Barrag Kronos. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.